Questi cinesi non hanno mai visto un occidentale. Ora cominciano ad affacciarsi sulle soglie sorpresi, intimoriti, curiosi. Non resistono alla tentazione di tornare a guardare. Continuiamo a filmarli, ma presto ci accorgiamo che gli stranieri, i diversi, siamo noi. Al di qua della macchina da presa, restiamo per loro come oggetti sconosciuti e forse per loro anche un po' ridicoli. È un colpo duro per il nostro orgoglio di europei. Per un quarto dell'umanità siamo così sconosciuti da incutere timore. I nostri occhi sono tondi, i capelli ricci, i nasi lunghi e ossuti. La pelle è sbiadita, i gesti stravaganti, le fogge dei vestiti goffe. Sono spaventati ma cortesi. Temono di offenderci anche fuggendo. E perciò esitano, restano finché possono davanti all'obiettivo, spesso impietriti e immobili. E così per tutto il tempo di questa nostra irruzione nel paesino montanaro, ci troviamo davanti a una galleria di visi attoniti, ma non leggiamo mai ostilità nelle loro espressioni. Il presidente vorrebbe mostrarci tutto in ordine e insieme vorrebbe spiegare alla sua gente chi siamo, cosa vogliamo. Per tutto il tempo che resteremo qui, farà cenno ai vecchi e alle donne, specie a quelle malvestite, di nascondersi. Siamo scesi ancora più a sud, nella vallata dello Yangtze Kiang, il grande fiume che irriga il centro della Cina e lo rende fertile. Questa comune agricola è alla periferia della città di Suzhou. L'esperimento delle comuni, passate attraverso entusiasmi e delusioni, continua.
E queste cellule agricole sono ancora oggi l'ossatura dell'economia rurale cinese. La Cina vive sui fiumi e sui canali. Le prime forme di centralizzazione statale o di collettivismo in Cina nacquero proprio per la necessità di costruire e mantenere queste reti di canali e di chiuse così preziose ma così vulnerabili. E gli storici della Cina vedevano i segni dell'imminente decadenza di una dinastia quando i suoi imperatori trascuravano i corsi d'acqua. Thank you.
Siamo venuti a Suzhou quasi per caso e abbiamo scoperto una città bellissima, percorsa da un intreccio di canali poco diversa da come doveva essere al tempo delle sue lontane origini. Suzhou, a noi naturalmente, ha ricordato Venezia. Ha una storia antica. Era la sede di sovrani guerrieri. Da quasi 1000 anni le sue sete sono le più pregiate di tutta la Cina. Quando Marco Polo arrivò qui, fu colpito dal grado di civiltà dei suoi abitanti, che già usavano la carta moneta, tessevano broccati, coltivavano le lettere e la medicina e avevano 6000 ponti di pietra così alti che sotto ciascuno di loro può passare una galera e forse anche due galere insieme. Oggi è una città di commercio, di fabbriche, di vita laboriosa. Come in tutte le città della Cina, donne o vecchi si prestano volontariamente per regolare il traffico o per mantenere l'ordine. Thank you.
Questo è il migliore ristorante della città. Per pochi centesimi di yuan si mangiano spaghetti e focaccia. Spaghetti e fettuccine autentiche, in salsa di soia. Non è facile accettare l'idea che i cinesi abbiano inventato tutto, anche le fettuccine. Ma Su Ciò è celebrata soprattutto per i suoi giardini. I ricchi mandarini, i funzionari della corte, se li facevano costruire per passarvi i loro ultimi anni di riposo e di pensione. Sono labirinti di pietre, acque, canali, ninfee, tempietti. Portano ancora i segni della vita appartata e aristocratica che vi si svolgeva, delle discussioni intellettuali, della nostalgia della natura.
Ogni finestra, ogni roccia ha un significato. E anche i nomi di questi giardini ce lo dicono. Si chiamano Giardino dell'Armonia o Giardino della Politica dell'Uomo Semplice. Non è facile in Cina entrare in un tempio buddista. Quasi sempre i templi sono chiusi, proibiti, e non raramente sono dissacrati o trasformati in fabbriche. È difficile anche capire se ogni sentimento religioso sia davvero scomparso in un paese in cui la storia e il pensiero sono stati per molti secoli condizionati dalle idee e dagli insegnamenti di Buddha e di Confucio, e in cui il potere imperiale si confondeva con quello divino. Ma oggi questo tempio del Giardino dell'Ovest, qui a Suzhou, si visita come un museo del passato, conservato come una curiosità. Cinquecento statue. Tutte rappresentano il volto di Buddha in altrettante incarnazioni fantastiche e simboliche. Le molte facce della stessa divinità presente in ogni momento della vita. Una specie di culto della personalità d'altri tempi. Thank you.
Un tempo Nanchino era una capitale corrotta, la sede della fastosa corte dei Ming. Oggi è una città industriale, un centro economico che ha vissuto da protagonista le vicende della guerra civile e della rivoluzione comunista. Questo vecchio quartiere, nel centro della Nanchino più antica, una volta era il rifugio del furto e della prostituzione. Il quartiere ha un suo ambulatorio, lindo ed efficiente. Solo che ogni paziente viene curato con gli aghi e con le erbe mediche, elementari sostegni di una medicina povera. Queste sono piante medicinali. Curano l'influenza, la tosse, la febbre, le malattie della pelle, la malaria, la pressione alta, le malattie del fegato. Pochi sono i monumenti rimasti intatti a Nanchino, qualche giardino, qualche pagoda restaurata. I palazzi delle dinastie meridionali, i monasteri, tutto è caduto in rovina. Thank you.
Il monumento di cui Nanchino è più orgogliosa è recente ed è fatto d'acciaio. È il ponte sullo Yangtze Kiang. È lungo 6 chilometri. 50.000 operai hanno impiegato 8 anni per costruirlo. Il ponte è un'opera maestosa che unisce le due sponde del fiume, avvicinando le due metà della Cina che fino a ieri erano separate. Sulla piazza principale dedicata al popolo di Nanchino filmiamo la fatica, il lavoro quotidiano.
Forse quello che fa Nanchino più orgogliosa sono le scuole. Ogni quartiere ha un asilo nido, diretto dal comitato rivoluzionario. La Cina è un paese di giovani, metà dei suoi abitanti hanno meno di 20 anni. Ma i bambini sono i protagonisti. Li educano fin dai primi anni a vivere in comunità. Sono quieti, obbedienti, raramente fanno capricci. Thank you.
Nelle classi, fin dall'infanzia, la base dell'insegnamento è sempre il pensiero di Mao, la sua lingua, l'esempio delle sue gesta. «Sono un fiore d'oro del girasole», dice una canzone. Poi continua, «e il fiore si gira seguendo il sole rosso della rivoluzione».